Io do la parola a Tania Castellaccio, che è la responsabile, la coordinatrice di Casa Fiorilla. Passo la parola. Buongiorno a tutti e a tutte, e ben arrivata anche all'assessore Tommaselli, assessore alle pari opportunità, che ha promosso la creazione di Casa Fiorinda 2 anni fa. Prima di tutto dico grazie a Chetti, abbiamo costruito con emozione la sua testimonianza di oggi all'interno della struttura di accoglienza, e mi va pubblicamente di ringraziarla. Durante il mio intervento alle mie spalle saranno proiettate delle immagini, sono il frutto del lavoro svolto dalle ospiti della struttura di accoglienza Fiorinda nell'ambito di un laboratorio di fotografia che è promosso da questo fotoreporter napoletano impegnato sulle tematiche sociali, che ci sta riempendo di fotografie in questo momento. Quindi in primis ringrazio le ragazze ospiti della comunità Fiorinda che hanno contribuito a questa giornata con questo lavoro. Comincio il mio intervento ovviamente sulla parola femminicidio. Se ne parla tanto di questa strage di donne, di questa violenza estrema dell'uomo contro la donna in quanto donna. Ma pur parlandone tantissimo, nel 2012 ci sono state ben 124 morte, donne uccise dai loro partner, dai loro ex partner, e ci sono stati ben 46 tentativi di omicidi. Le donne muoiono principalmente, così come abbiamo sentito negli interventi precedenti, per mano di uomini conosciuti, quelle persone che sono amici fidati, che fanno parte della cerchia della loro intimità, della loro sicurezza. È un fenomeno sicuramente spaventoso che riguarda milioni di donne, ma è la punta dell'iceberg. L'iceberg è la diffusa cultura di violenza nei confronti di tutte noi, di tutte quante le donne. Quindi la violenza sulle donne non è un argomento che riguarda esclusivamente le donne che poi accedono alle comunità per donne maltrattate. In Italia, così come ci è stato ricordato negli incontri precedenti, ci sono le case per donne maltrattate, ci sono i centri antiviolenza, però è anche vero che vivono di finanziamenti a goccia, vivono di un rubinetto di finanziamenti che è solitamente più chiuso che aperto, e di conseguenza risulta sempre più difficile poi sul territorio riuscire a fare delle programmazioni serie circa il contrasto alla violenza sulle donne. A Napoli 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, il 20 marzo di 2 anni fa, è nata Fiorinda, quindi tanti auguri alle operatrici che ci lavorano, tanti auguri. Tanti auguri a tutte noi che ci lavoriamo, appartenenti alla cooperativa Dedalus come me, e alle operatrici della cooperativa Eva e quelle dell'associazione Arcidonna Napoli, i 3 partner che gestiscono Casa Fiorinda, che è nata 2 anni fa su volontà dell'assessorato alle pari opportunità. Quindi Fiorinda ha un valore aggiunto, è un bene sottratto alla camorra, è un bene che è stato sottratto alla camorra ed è stato riconsegnato alla società sotto forma di comunità per donne maltrattate che chiedono protezione. In questi 2 anni abbiamo accolto 37 persone, donne che hanno chiesto protezione, appartenenti a diverse nazionalità, non solo donne italiane. Diciamo che circa il 75% delle donne ospitate a Fiorinda in questi 2 anni sono italiane, ma c'è un ricco 25% di donne straniere provenienti dall'est Europa, provenienti dall'Africa, che hanno chiesto protezione a Fiorinda. E la protezione non era solo da percosse, da violenza fisica, ma anche da vessazioni economiche, per offese ricevute, per limiti alla libertà personale. In realtà però, così come ci è stato detto anche prima, tutti e tutte siamo immersi in una cultura che non considera poi così importante la prevaricazione di un uomo su una donna, è con questo che ci dobbiamo fare i conti. La nostra cultura è basata su stereotipi di genere che condizionano tutte quante le nostre relazioni,
E Fiorinda in questi 2 anni ci ha confermato un dato: la violenza di genere è trasversale alle famiglie italiane come alle famiglie straniere. Abbiamo ospitato sia donne appartenenti a classi sociali povere, ma anche donne che in realtà erano straricche al loro paese, presso il proprio comune, ma che in realtà quella separazione, quella fuga dal maltrattante, in realtà la faceva cadere nell'isolamento più totale, quindi dei soldi ci faceva veramente ben poco. Quindi la violenza sulle donne, anche quella che viene perpetrata all'interno delle mura domestiche, non può essere un fatto privato, va combattuta con un cambiamento radicale della cultura che la genera. È importante dunque agire sul problema del riconoscimento della violenza. In altre parole, dobbiamo superare definitivamente quella che è un'inevitabile tentazione che è di più. La violenza dell'uomo sulla donna è un fatto fisiologico che prima o poi tutti all'interno di un rapporto di coppia devono vivere. È questo che dobbiamo superare e su questo che dobbiamo lavorare. Quindi la prima funzione della comunità Fiorinda è proprio di tipo culturale. Quello che abbiamo provato a fare all'interno della struttura di accoglienza, in alcune delle attività che svolgiamo, è proprio partire dal presupposto che vi è una simmetria tra operatrici ed ospiti, e quindi insieme abbiamo realizzato delle cose. Abbiamo svolto alcune attività, per esempio come il laboratorio di fotografia che adesso sta scorrendo, alcune immagini stanno scorrendo alle mie spalle, così come questo seminario. Questo seminario abbiamo provato a costruirlo insieme, operatrici ed ospiti, raccogliendo il contributo da parte di tutti. Le 37 persone che sono arrivate a Fiorinda in questi 2 anni di attività sono arrivate su segnalazione del centro antiviolenza del Comune di Napoli, ma anche su segnalazione del centro donna, dei servizi sociali territoriali, dei pronto soccorso che sono presenti sul territorio, e infine attraverso telefonate al 1522, il numero verde contro la violenza, del quale poi ampiamente ci parlerà Maria Grazia Ruggerini. Le donne e i minori che abbiamo accolto ci hanno confermato con le loro storie che i soprusi di genere sono per lo più svolti dai compagni, dalle persone a loro vicino. Si è potuto osservare che raramente le donne arrivano a noi con denunce già sporte, e in molte occasioni, quando in precedenza le donne avevano già sporto denuncia, altrettanto frequentemente arrivavano a noi con un ritiro della denuncia. Un ritiro della denuncia per paura, per insicurezza, perché tutto sommato un cattivo marito non deve essere per forza anche un cattivo padre. È falso. Questa cosa non è vera. Le violenze diverse tra di loro sono connesse, per cui la violenza domestica contro le madri è molto spesso accompagnata da violenza diretta o indiretta sui bambini e sulle bambine, figli di questa donna e figli di questo maltrattante. E quindi noi dobbiamo uscire da questa, dobbiamo aiutare ad uscire da questa eterna tentazione che in fondo è un buon padre. Se è un cattivo compagno, se è un compagno maltrattante, non può essere che altro che un padre maltrattante. Tutte le donne che abbiamo ospitato, le 37 persone che abbiamo ospitato in questi 2 anni, inoltre ci hanno raccontato di una profonda connivenza dei familiari. Tutti vedevano, tutti ascoltavano le grida, vedevano le percosse, vedevano le vessazioni, ma in realtà la solitudine. Le nostre ospiti, è vero, per lo più sono vittime dei partner, però c'è un dato sul quale ho voglia di riportare a tutti quanti voi, di quanto la violenza poi assuma connotati a volte diversi, no? Adeguandosi al contesto. Infatti sono diverse le richieste di protezione che ci sono arrivate in questi anni da parte di ragazze che provenivano da anni e anni di istituzionalizzazione presso case famiglie, e che appena diciottenni hanno optato per instaurare rapporti affettivi con partner al solo scopo di uscire dalla struttura di accoglienza. Partner che però successivamente
si sono rivelati a loro volta maltrattanti, con la consapevolezza che quella delega di autonomia e libertà che gli era stata assegnata dalle nuove compagne in realtà poi si concretizzava come una forma di potere da esercitare sulla donna. E ancora ho voglia di riportare che abbiamo avuto a che fare in questi anni con i cosiddetti fallimenti di adozione internazionale, dove anche in questo caso chi subisce le maggiori conseguenze sono le ragazze. Abbiamo infatti la percezione che tanto i servizi sociali quanto i tribunali per i minorenni non abbiano proprio il polso di quanto sia diversificato il fallimento in alcuni casi delle adozioni internazionali. La causa alla base dei fallimenti solitamente viene studiata, ciò che invece non viene preso in considerazione molto spesso è il dato per cui in molte occasioni un quasi fallimento dell'adozione induce la famiglia adottiva a rifiutare l'adottata come parte del loro nucleo, spingendo la giovane donna a trovare una via di fuga e inevitabilmente cadendo in molte occasioni, considerando la cultura dominante, in nuovi incubi. Questi sono dei dati sui quali avevo voglia di confrontarmi con voi e di riportarvi. A Fiorinda le donne, i minori, le 37 persone che abbiamo accolto hanno trovato operatrici esperte sulla tematica di genere, consulenti legali, psicologhe, operatrici, orientatori. E la struttura, un po' come è stato già ripetuto, ma ho voglia di dirlo io in prima persona, poi standoci proprio dentro, non è solo quindi un luogo di riparo, un luogo di momentanea residenza, ma è il punto in cui le donne affrontano i problemi derivanti dalla loro condizione, lo fanno insieme alle operatrici, cercano risposte ai loro bisogni e costruiscono le basi di un percorso di affrancamento dalla violenza e di emancipazione. E questo è il lavoro che si fa all'interno della struttura di accoglienza, quindi non è solo un albergo, non è solo un posto dove si dorme. I programmi realizzati assieme alle donne sono stati monitorati, ho il dovere di dirlo, da una commissione tecnica che ha visto ogni mese la partecipazione non solo di tutto il partenariato ma anche del centro donna del comune di Napoli, e in questi 2 anni possiamo dire ok, abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, siamo riusciti anche nell'inserimento lavorativo di alcune ospiti, no? Il vero volano verso l'autonomia delle donne. Per tutto quello che abbiamo realizzato, io ovviamente ho voglia di ringraziare le operatrici e tutte le donne che sono state ospitate in comunità, però ho anche il dovere di dirvi quelli che sono poi i punti di debolezza della struttura di accoglienza Fiorinda. La struttura di accoglienza Fiorinda vive in un mercato del lavoro che è fermo. E quindi uno dei problemi con i quali ci scontriamo quotidianamente è proprio l'inserimento lavorativo delle ospiti, così come il mercato immobiliare è fermo con dei prezzi degli affitti che sono proibitivi, e quindi in molte occasioni la permanenza di una donna all'interno della struttura di accoglienza, anche lì dove ormai è elaborato il vissuto di violenza e si è pronti per essere totalmente libere, a volte questi tempi di accoglienza si prolungano perché il lavoro è precario e il mercato degli affitti è improponibile. L'assessorato alle pari opportunità, per affrontare tali difficoltà, ha implementato il servizio e proprio oggi, proprio stamattina, quindi teniamo le dita incrociate e ci diciamo in bocca al lupo, proprio stamattina il Comune di Napoli sta valutando alcuni progetti volti all'inserimento lavorativo e delle donne vittime di maltrattamenti. Quindi a breve, molto probabilmente, potremo anche trovarci nella condizione di poter offrire tirocini lavorativi supportati da borse lavoro. Restano però tantissime le richieste di accoglienza alle quali non riusciamo a dare risposta. Fiorinda è l'unica casa per donne maltrattate dell'intero comune di Napoli. Napoli ha 1 milione di abitanti, Fiorinda ha 6 posti letto. Quindi probabilmente la scommessa nella quale ci piacerebbe vedere il comune di Napoli in questo momento, e lancio la sfida, no, all'assessore anche Tommasielli, è di realizzare
un'altra struttura per donne maltrattate, oppure promuovere azioni di sostegno all'alloggio attraverso la realizzazione di case di autonomia, cioè luoghi dove le donne, avviati i loro percorsi, poi possono, in strutture più leggere, con una minore presenza di operatrici 24 su 24, possano essere presenti. Quindi è necessaria un'altra struttura di accoglienza. 6 posti letto in una città come Napoli sono troppi pochi. Concludo dicendo che quello che proviamo a fare a Fiorinda con i nostri alti e i nostri bassi è proporre un'accoglienza che è capace di farsi carico della complessità delle persone che vengono ospitate. Persone che narrano vissuti fatti di violenza, di fatica, fatti di dolore, ma che allo stesso tempo raccontano della forza e del coraggio che sono necessari per reagire e per ritrovarsi, costruendo un'ipotesi di futuro diversa e costruendo affetti che sono positivi. Grazie.